stiamo vedendo una cappella dell'Aula dei Fedeli all'interno di San Maurizio che indica un nuovo momento artistico. Giovan Pietro, il meno dotato dei figli di Bernardino Luini, lavora con il fratello più bravo, con Aurelio Luini, e quello che stiamo vedendo è un episodio fondamentale all'interno del Vangelo, cioè la resurrezione di Cristo. Ma per noi è assolutamente interessante farne un'analisi dal punto di vista tecnico e contenutistico, l'uso della prospettiva, dei corpi di scorcio e la monumentalità che Aurelio e Giovan Pietro danno alla scena sono figli dell'ultimo Michelangelo. Ecco, bisogna sottolineare il fatto che una gran parte degli affreschi presenti all'interno della chiesa datano nella seconda metà del 1500, del XVI secolo, momento in cui l'eredità di Michelangelo Buonarroti comincia a viaggiare per tutta Italia. Gli artisti hanno colto la lezione di Michelangelo nella definizione dei muscoli, dei volti, sono riusciti a trattenere quella che è invece l'importanza leonardesca di sottolineare gesti ed emozioni. Quindi qui all'interno di questa piccola cappella, la cappella bergamina, poiché era sempre stata commissionata da uno dei parenti della famiglia Sforza Bentivoglio, ecco, all'interno di questa cappella si vedono quelli che sono i cambiamenti stilistici, una nuova generazione. Aurelio e Giovan Pietro hanno imparato da Bernardino tutto quello che dovevano sapere riguardo all'arte, ma adesso si apre un nuovo modo, un nuovo pensiero artistico, il manierismo, quindi una nuova idea di sorprendere, di stupire lo spettatore attraverso muscolature dei personaggi molto tese, molto verticaleggianti, molto mosse, volti che devono raccontare emozioni ed impressioni grazie al chiaroscuro, alla tensione dell'espressione, della muscolatura. Quindi l'ultimo Michelangelo soppianta il classicismo di Leonardo da Vinci, perciò il cambiamento da Bernardino Luini, che ricercava il bello ideale, a suo figlio Aurelio è epocale. Anche l'uso del colore, che si fa più metallico, che si fa più freddo, tutta l'impostazione che Aurelio dà alla scena è estremamente ardita, leggera, mossa, movimentata, è una sorta di preconizzazione del barocco, di ciò che lo stile barocco sarà. Il manierismo deve raccontare emozioni, deve stupire, deve rappresentare quasi in modo teatrale quelli che sono i valori intrinseci ad un'opera d'arte. Ma sicuramente per Aurelio c'è una base classica e la si vede nei volti e nella muscolatura dei personaggi astanti alla resurrezione di Cristo, e lo si vede anche nell'impostazione che lui dà della scena. Quindi è legato alla tradizione, ma già sta acquisendo Aurelio Luini un nuovo linguaggio espressivo, che sarà quello del manierismo e che ne farà sicuramente tra i fratelli Luini il migliore, quello che riceverà le committenze più importanti. Una delle sue opere adesso conservata alla Sagrestia del Duomo di Milano rappresenta Santa Tecla. Sarà uno degli artisti della nuova generazione, quindi questa chiesa rappresenta anche questo, un grandissimo cambiamento.